Eccoci qua, oggi a cucinare qualcosa di buono facciamo i cuori di tacchino, belli, guardate, bellissimi, in umido con un po' di patate. A dopo! Allora, prendete il cuore, vedete che ci sono dei condotti. Andiamo a incidere un po' in maniera tale da rimuoverli, così al gusto del palato non risulta troppo duro in fase di cottura. Togliamo anche un po' di grasso in eccesso. Il cuore è pronto e così andiamo avanti per gli altri. Al tempo stesso sbucciamo le patate. Le tagliamo a fettine non troppo grosse ma neanche troppo sottili. Mettiamo un po' di acqua, andiamo a sbollentare al microonde per 5 minuti, così saranno già pronti per essere messi in padella, così velocizziamo i tempi di cottura. A dopo! Eccoci qua, allora abbiamo i nostri cuori belli puliti, pronti per essere cotti. Mettiamo un po' di olio. Un po' di cipolla per farla velocemente surgelata. Un po' di aglio così non ci perdiamo la testa, non dà fastidio a nessuno. E mettiamo i nostri cuori. Una bella alta e facciamo dare una bella rosolata in maniera tale che poi cambia il colore, vedete che inizia a cambiare già il colore. Nel frattempo le nostre patate sono di 5 minuti, sono già pronte per essere poi aggiunte. Aggiungiamo il nostro cuturno superiore, lo facciamo un po' sfumare. Nel frattempo aggiungiamo un po' di spezie, un po' di pepe, del sale, origano, abbondante rosmarino, erba cipollina, e un po' di spezie per carne. Le nostre patate sbollentate al microonde per far velocizzare il tutto, rosmarino che con la patata va bene, due foglie di salvia e via, un po' di acqua, e le facciamo andare. A dopo! Mamma cos'è? Mamma cos'è? Ok. Ci dovremmo essere. Vedete? Adesso assaggiamo per sentire la consistenza della patata. Perfetta. Adesso tagliamo un cuore di tacchino, cottura perfetta, adesso li tiriamo fuori tutti, li tagliamo a dischetti, gli diamo un ulteriore passaggio di veramente un minuto e poi saranno pronti per essere serviti. Ok, adesso li rimettiamo dentro. Ultima amalgamata. E ora è pronto per essere servito.
Ed eccoci qua. Un po' di finocchietto decorativo, qualche fiocco di sale di cervia. Cuore di tacchino umido con patate e via. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like e condividete con tutto il mondo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!